Care amiche e cari amici, a tutti coloro che amano il nostro paese, l'Italia, così bella e piena di arte e cultura, a tutti gli appassionati di cinema e soprattutto ai miei concittadini aquilani, a cui rivolgo un affettuoso saluto. Lasciate che vi racconti la mia semplice grande storia, che ha abbracciato un periodo importante della vita sociale di questa nostra Italia. Mi hanno sempre definito come la ragazza dal viso grazioso, dall'accento di provincia, ma queste apparenti e semplici caratteristiche sono state per me una fortuna di inestimabile valore, oltre all'orgoglio di aver rappresentato la mia terra nel cinema italiano ed internazionale. Tutto iniziò in quella straordinaria ed unica giornata al Cinema Rex, nel cuore della mia bellissima città, L'Aquila, quando Vittorio De Sica, un grande maestro della settima arte, scelse me in mezzo a tante belle e brave aspiranti attrici. Avrei recitato nel ruolo della servetta in un film che sarebbe divenuto in poco tempo uno dei manifesti del cinema neorealista, Umberto D. L'hai sentita prima la porta? Sì. Li ha messi nel salotto? Poteva metterceli prima. E come poteva? Ce n'erano altri due. Ragazzi, che c'è? Lascia il buio. E state zitto. Ma che stiamo scherzando? Da lì tutto cambiò. La mia vita si trasformò e fu un susseguirsi di incontri, viaggi, esperienze artistiche, ruoli di grande importanza, al fianco di attori del calibro di Totò, Peppino De Filippo, Titina De Filippo, Memmo Carotenuto, Franco Interlenghi, Silvana Mangano, Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Carlo Delle Piane, Roland Lesaffre, Silva Coscina, Ave Ninchi, Alberto Sordi e tanti altri. Proprio con Alberto Sordi ho un ricordo particolarmente piacevole. Un giorno sul set di Umberto D. venne a vedermi e in un momento di pausa si avvicinò dicendomi: «Sei bravissima, continua così». Le solite voci maligne fecero sottintendere che lui ebbe un'influenza determinante nella scelta del ruolo di Elvira, che interpretai in Un americano a Roma. Ma in realtà colui che scelse fu proprio il regista, Steno. Un simpatico episodio avvenne durante le riprese. Alberto mi chiese di fidanzarmi, ma io, vista la giovane età, rifiutai gentilmente e lui mi disse: «Ma che adesso che fa l'attrice già vuoi il brillocco?» La curiosità ulteriore è che Alberto Sordi era molto legato da una solida amicizia con il doppiatore Peppino Rinaldi, che diventerà negli anni successivi mio marito. Peppino Rinaldi, importante doppiatore dei più grandi attori dell'epoca, dopo diverse occasioni di incontro, rubò il mio cuore in un modo davvero singolare. In quegli anni ero legata ad un imprenditore sudamericano, ma io non conoscevo la lingua spagnola. Peppino, che parlava correntemente la lingua, si offrì di tradurmi le lettere che il mio fidanzato mi spediva. Naturalmente non tutto veniva riportato fedelmente e in poco tempo mi affezionai a lui e fu così che condivise la mia vita per oltre 50 anni. Per l'amore della famiglia smisi di recitare nel 1972, lavorando complessivamente nel corso della carriera ad oltre 250 film. E il caso volle che iniziai con De Sica e terminai proprio con lui, nel film Lo chiameremo Andrea, con Mariangela Melato e Nino Manfredi. In quell'occasione ero in dolce attesa di mia figlia Francesca. Per quanto riguarda l'esperienza di doppiatrice, ho avuto l'occasione di doppiare l'attrice Abladì e Stefania Sandrelli nel film di Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi. Della mia carriera mi piace ricordare Stazione Termini, nel 1953, dove vesto i panni della sposina abruzzese che regala i confetti, uno dei simboli della nostra cara terra. Il film è frutto di una coproduzione italo-statunitense. Purtroppo non ebbe un grande successo di critica, ma anche in questa avventura ebbi l'onore di essere guidata sul set da Vittorio De Sica. Cosa tanto bella!
c'è pronto, approfittate. Perché sei con te? No, mi piace più chi? Piglia e piglia. Sotto la guida di Luigi Comencini interpreto Paoletta nei film Pane, Amore e Fantasia, 1953, e nell'anno successivo, 1954, Pane, Amore e Gelosia, commedie sentimentali recitate al fianco di due grandissimi, Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Se tu non giocare con le armi è pericoloso. Sempre nel 1953 ho un bellissimo ricordo trascorso in Francia. Marcel Carné dirige Teresa Raquin, tratto dall'omonimo romanzo del 1867 di Émile Zola. Nel film I Pappagalli, sempre nel 1955, interpreto per la regia di Bruno Paolinelli Fulvia. Anche in questo caso ho avuto la fortuna di far parte di un cast di assoluto livello. Oltre al già citato Alberto Sordi, mostri sacri del cinema italiano come Aldo Fabrizi, Peppino De Filippo e altri grandi attori. Ci dovevamo vedere venerdì, quando sono andata a prendere il latte, ma lui non si è fatto vivo. Beh, non avrà potuto. I militari sono fatti così. E va bene, ma anche se non ha potuto, una telefonata la poteva fare, no? Che ci rimetteva. E poi veniva sempre a passeggiare sotto le finestre. E io me lo guardavo. Ma fa una cosa, va l'aspettare all'uscita della caserma. E se lui non ne vuole più sapere, te ne trovi un altro. Ce ne sono tanti. Ah, lo dici tu. A me mi piace solo Ciccino. Ciao. Ciao. Nel 1956 faccio parte di un grandissimo cast nel film di Camillo Mastrocinque, Totò, Peppino e i Fuorilegge, una straordinaria commedia in cui interpreto la cameriera Rosina, in una girandola di risate ed emozioni. Grandi attori del calibro di Totò, Peppino De Filippo, Titina De Filippo, Franco Interlenghi regalano sorrisi e spensieratezza al grande pubblico. Rosì, te la vuoi giocare 50 lire? Ah, signore, tu vinci sempre. E che c'è? È questione di... È come il giro da ruota. Ma la ruota gira sempre dalla parte tua. Tu mi hai già vinto 650 lire. E beh, cosa vuoi che siano? Bazzecole. Dai, 50 lire, su. Subito su, dalle in piedi. Hai visto? Sì. Mettila a posto. Rischiamo le carte, Nel 1958, Luigi Comencini propone sul grande schermo Mogli pericolose, una commedia pungente e uno spaccato sociale sulla crisi della vita matrimoniale di quegli anni. Interpreto in questa occasione Elisa. Elisa? Sì? Vieni qui tu. Si vede che non sono il suo tipo. Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita. Buonasera. Buonasera. Vorrei un cachet. Ah, per la mamma? Sì, no, è per me. Tenga. Forse è meglio che me ne dia un altro. Lei che ne dice? Beh, dipende da che cos'ha. Che cos'ha? Mi fa male la testa. Ne prende due. Grazie. Vuol prenderli qui? Ah, posso? Qualche anno dopo, nel 1961, sempre con Vittorio De Sica, interpreto una cameriera nel film Il giudizio universale. Una commedia corale che vide la presenza di grandissimi interpreti come Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Una particolare curiosità è la partecipazione di Mike Buongiorno e Domenico Modugno nel ruolo di loro stessi. Nino Manfredi. Mike Buongiorno. Io ridevo, felice. Alla fine degli anni Ottanta, e precisamente nel 1987, ho avuto il piacere di lavorare al fianco di Renato Pozzetto ed Enrico Montesano nel film Noi uomini duri, diretto da Maurizio Ponzi. Questo film invece esattamente 10 anni dopo, nel 1997, interpreto la signora Cecconi nel divertente film Tre uomini e una gamba, con Aldo, Giovanni e Giacomo, per la regia di Massimo Venier. Ad ogni modo, non c'è dubbio che sia Umberto D e sia un americano a Roma furono i lavori che mi consacrarono nel panorama cinematografico nazionale ed internazionale. Lo dimostra il fatto
che per molti anni successivi andai in giro per il mondo soprattutto a raccontare le vicende del povero Umberto D e del suo cagnolino, oltre alle scorribande del simpatico Nando. A distanza di 3 anni dal film, il successo arriva oltreoceano. In questo bellissimo ritaglio della rivista brasiliana A Cena Muda del febbraio 1955, conservato gelosamente, viene inserita una mia foto di scena, celebrando così il prestigio internazionale del film di De Sica, Umberto D. Maria Pia Casilio, del 35, nata all'Aquila, che è la servetta di Umberto D, la grande scoperta di De Sica in Umberto D, protagonista di una delle più belle scene del cinema italiano e che poi continuò molto dignitosamente questa carriera. Una popolarità che mi permise di conoscere un mondo fino ad allora sconosciuto, permettendomi di entrare in contatto con ambienti e personaggi di grande rilevanza. Ma la mia forza è stata sempre quella di rimanere legata indissolubilmente alle mie origini, a quel pensiero della mia terra che non mi ha mai abbandonato. In particolare, in quegli anni, era abbastanza normale per le attrici attraversare il mondo delle passerelle della moda. L'avvenenza e le grazie di madre natura venivano mostrate al mondo e questi aspetti erano certamente un significativo biglietto da visita per fare il grande salto nel fantastico mondo della celluloide. Tantissime dive sono divenute tali proprio perché hanno avuto gli occhi del mondo su di loro, dopo essere state elette reginette di bellezza una o più volte. Naturalmente anche i rotocalchi rosa, i settimanali a fumetti, erano un ottimo strumento promozionale. In quelle patinate pagine venivano raccontate struggenti e appassionali storie d'amore. Proprio quest'ultimo aspetto ha fatto parte della mia vita. Il settimanale di fotoromanzi Incanto segna il debutto in questo ambito con un fotoromanzo che mi vede protagonista. Siamo nel maggio del 1957. L'esordio sul grande schermo è già avvenuto da qualche anno. La storia intitolata Ho venduto il mio amore narra la mia vicenda sentimentale, impedita dalle difficili condizioni di salute di mia madre. La mia vicenda personale ed artistica nel suo complesso si inserisce invece in quella categoria definita simpaticamente in un pezzo dedicato proprio a me nel settimanale Oggi, gli artisti presi dalla vita, secondo una formula cara al neorealismo cinematografico. Tutte queste considerazioni personali sono dedicate in maniera speciale a Vittorio De Sica. Il suo coraggio e la sua convinzione nella scelta della mia persona permise non solo di misurarmi con il grande cinema, ma riuscì a dimostrare che quella scelta poteva dare seguito ad altre esperienze cinematografiche, in barba soprattutto a tutti coloro che erano convinti che la mia apparizione in Umberto D fosse destinata ad un repentino rientro nell'ombra. La sua presenza fu fondamentale perché mi consigliò, dopo il primo film, di trasferirmi a Roma e di studiare edizione e dunque di perfezionarmi per essere pronta a nuove ed importanti esperienze. In più di un'occasione simpaticamente mi apostrofò il mio prezzemolino portafortuna. È il tuo violino quello, sì? Sai che non ho mai visto un violino da vicino? Che bellino! Mi fai vedere come si suona? Adesso. Sì, adesso, prima di uscire. Scusi, Prego. Buonasera. Buonasera. Un ricordo a cui sono particolarmente affezionata è il film Due soldi di felicità. Dipinto di blu. Girato nel 1954 per gli interni negli stabilimenti di Cinecittà e per gli esterni nella mia cara terra d'Abruzzo, il film è stato diretto da Roberto Amoroso. Interpreto questa volta una ricca possidente ragazza di provincia, Carmela, che vive con passione e poesia la sua storia d'amore con un ragazzo, Sandro, Armando Francioli. Sandro ha meno possibilità economiche di me, ma nulla sembra ostacolare il nostro amore, fino a quando l'arrivo di una compagnia di guitti, che realizzerà uno spettacolo in piazza, sconvolgerà il nostro progetto di vita. Dopo lo spettacolo della compagnia, a cena Sandro viene convinto dalla gente degli artisti di avere una bella voce e che egli può divenire un cantante di successo. In realtà tutto è finalizzato a derubare i pochi averi del mio innamorato. Dopo una serie di peripezie, trionferà l'amore ed il demone del denaro e del successo verranno sconfitti inesorabilmente. Un film che mi ha visto protagonista con un personaggio positivo che insegue ad ogni costo il solo obiettivo dei sentimenti.
Ad accompagnarmi in questa grande avventura è stata un'altra straordinaria attrice di quel tempo, Tina Pica. Sguardo e posa accattivanti per la rivista Film d'Oggi. Terminata l'esperienza francese con il film Aria di Parigi, la rivista promuove i miei prossimi due lavori cinematografici di grande rilievo. Sarò infatti impegnata con Alberto Sordi in Un americano a Roma ed accanto a Totò, Antonio De Curtis, il principe della risata, nelle riprese del film Il medico dei pazzi. Buongiorno. Un'altra immensa soddisfazione personale è stata quella di aver recitato con la straordinaria Sophia Loren in Carosello napoletano del 1954. In questa occasione interpreto il ruolo di Nannina. Qui invece sono in bella mostra nella prima pagina della rivista d'attualità Politica e Varietà del novembre 1955. Per l'occasione viene promosso il film Racconti romani, diretto da Gianni Franciolini, in cui sarò una delle attrici protagoniste. Ancora la rivista Film d'Oggi dedica un'attenzione particolare alla mia carriera cinematografica. In uno scatto domestico all'interno della mia abitazione, la rivista parla del film ad episodi Amori di mezzo secolo del 1954. Nella parte da me interpretata, recito nei panni di Carmela, a detta degli esperti, nel ruolo più riuscito della mia carriera di attrice. Anche in questo caso ho l'onore e la fortuna di essere diretta da un altro grande regista, Pietro Germi. Eccomi ritratta in prima pagina per la rivista mensile Chérie Moda, con uno splendido abito da sera dello stilista Albertini. In questa copertina natalizia del 1955, in evidenza la cintura in verde pavone guarnita da una minuscola spilla di strass. Nel cuore dell'estate del 1955, la rivista Vie Nuove mi dedica la prima pagina, un auspicio di buone vacanze per tutti gli italiani. Eccomi in bella mostra in compagnia del bravissimo attore Franco Silva. Ho avuto la fortuna di recitare con lui nel film Il canto dell'emigrante, diretto dal regista Andrea Forzano. Questa è la splendida copertina di Festival, settimanale di cronaca e spettacoli dell'ottobre 1955. La prima pagina del settimanale Le vostre novelle del novembre 1955 è riservata a me con una grande foto che mi ritrae sorridente. Il canto dell'emigrante, diretto da Andrea Forzano, annovera importanti e bravi attori quali Marina Berti, Luciano Taglioli, Franco Silva. Una conoscenza artistica a cui sono particolarmente legata è stata quella con il cantante e attore Luciano Taglioli. Nelle foto momenti di festa insieme a lui e alla troupe cinematografica de Il canto dell'emigrante e in una simpatica istantanea seduta sul predellino di una splendida Oldsmobile bianca. Inoltre le mie esperienze si arricchiscono partecipando ad altri film musicali con cantanti di grande prestigio come Claudio Villa e Little Tony. Nella foto al centro della pagina sono fotografata a Tirrenia per interpretare un musical. L'articolo ripercorre brevemente i miei esordi nel cinema, parlando di De Sica e del mio primo film Umberto D. In abbigliamento da vacanziera, contenta e soddisfatta, la mia foto viene inserita all'interno della pagina La novella di Ore 12, con un breve romanzo denominato La crociera. Con grande piacere ho posato felice per un settimanale nazionale in compagnia della straordinaria macchina da cucire Necchi. In quegli anni un segnale di grande modernità ed un'attenzione verso il lavoro delle donne, per la famiglia e per la casa. Si affacciava il boom economico ed un benessere diffuso rese prospero e pieno di speranze il nostro bel paese. Inoltre ebbi il piacere di promuovere prodotti di bellezza come la crema Lux ed il famosissimo aperitivo Martini. Accennavo prima alle grandi opportunità che ho avuto grazie al mondo dello spettacolo e del cinema. Questa esperienza la ricordo in maniera significativa, perché ho avuto il piacere di conoscere il campione di canoa Giorgio Gemudo. Alle sponde del Tevere, con pazienza e dedizione, mi insegnò i rudimenti generali di questa bellissima pratica sportiva ed inoltre appresi con piacere anche le origini di questa secolare imbarcazione come la canoa, utilizzata dagli indios Calapalos e Xavantes del Mato Grosso.
L'ultimo Chuck si è chiuso per me il 12 aprile 2012. Non avrò più la fortuna di sentire sulla mia pelle il fascino dello spettacolo del cinema, ma dallassù i miei occhi brilleranno per tutti coloro che vorranno ricordare la mia storia e dimostreranno l'amore per il cinema e le cose più belle che questa vita può donarci. Ed infine un pensiero speciale alla mia terra, alla mia città, ferita e fiera, che avrà nelle sue genti di buona volontà la voglia di risplendere come un tempo. Sopra il tetto come